Ciao a tutti, come non assorbire l'energia negativa degli altri? Dobbiamo tenere presente che noi esseri umani siamo fatti di energia fondamentalmente, quindi noi ci vediamo solidi, ma in realtà non siamo così. Anzi, io sto facendo questa cosa qua e uno dice stai battendo le mani. In realtà non c'è proprio contatto. Se vogliamo andare a vedere da un punto di vista fisico, sono semplicemente la forza elettromagnetica degli elettroni superficiali, diciamo, degli atomi della mia mano che respingono gli altri attraverso appunto l'energia elettromagnetica di repulsione, gli elettroni che stanno su questa mia mano. Quindi in realtà il contatto è soltanto apparente. Ma questo per far capire che noi percepiamo una realtà molto diversa da quella che è. In realtà noi siamo fatti di energia e la massa è soltanto energia a frequenze più basse, come dire, con una solidità maggiore. Ma non siamo nulla di diverso, ad esempio, dalle onde elettromagnetiche. Infatti noi siamo anche composti da onde elettromagnetiche. Ma questo è quello che sta dicendo la fisica quantistica, in realtà non sto dicendo nulla di nuovo. Ma per far capire che cosa? Per far capire che anche la nostra mente, i nostri stati d'animo sono energia. E se una persona ha degli stati d'animo negativi, questi stati d'animo hanno una certa frequenza. Ogni energia, ogni forma di energia è caratterizzata da un qualcosa che si chiama frequenza. Cos'è la frequenza? Boh, potremmo dire che è il numero di cicli nell'unità di tempo da un punto di vista fisico. La frequenza è semplicemente, diciamo, la vibrazione, con quale frequenza appunto vibra la nostra energia. Ogni tipo di energia ha una sua frequenza, perché l'energia in realtà si propaga, sono onde che si propagano. Anche i nostri pensieri, la nostra mente ha una certa frequenza e l'energia negativa, gli stati d'animo negativi, hanno una loro frequenza e questa frequenza si ripercuote sugli altri. Il problema è che se noi ci sintonizziamo, entriamo in contatto con persone che hanno energie negative, quindi che vibrano una certa frequenza, dopo un po' rischiamo, se non ci schermiamo, di vibrare anche noi a quella frequenza, quindi assumiamo quello stato d'animo. E questo è qualcosa che capita, ma ad esempio se prendete delle donne, le mettete tutte nella stessa stanza a vivere assieme, dopo un certo tempo, ad esempio, si sincronizzeranno, il ciclo mestruale si sincronizzerà, perché è proprio un qualcosa che si trasferisce, l'energia si trasferisce. Quindi se una persona è negativa e tu la frequenti, che ha energie negative, dopo un po', come dire, anche tu vibrerai a quelle frequenze, soprattutto se sei una persona molto empatica, cioè una persona molto sensibile, che da un certo punto di vista si lascia condizionare inconsapevolmente. Quindi esistono due modi per evitare. Intanto capire che una persona ha energie negative, se tu stai con una persona, dopo un po' che ci stai, ti senti triste, ti senti sul depresso, hai una lona in un cerchio alla testa, e significa che questa persona ti sta inviando delle energie negative. Allora, o impari a schermarti, e qua bisogna imparare tecnicamente come farlo, è possibile. La schermatura avviene, diciamo, fondamentalmente utilizzando il potere creativo della nostra mente, immaginando ad esempio una bolla di energia che impedisce alla negatività di entrare. Dobbiamo farlo in uno stato di coscienza profondo. E insomma, richiede una certa pratica fare questo, oppure la cosa migliore è evitare di stare con le persone che emanano energie negative. Se stai con una persona e frequenti spesso una persona che è incazzata e depressa, dopo un po' sarai incazzata e depressa pure tu. Quindi questa sarebbe la cosa migliore, quello che dico sempre, evitato l'ingresso ai tristi. In alcuni casi non puoi farne a meno, sia perché è una persona cara, vuoi perché ci lavori assieme, vuoi perché bla bla bla, e allora devi imparare a schermarti, utilizzando il potere dell'immaginazione. Quindi, esattamente devi fare il contrario dell'empatia. Empatia vuol dire entrare in contatto con l'emozione dell'altro. L'apatia, diciamo, verso quella persona e non entrare in contatto. Quindi in quel caso lì devi diventare apatico verso questa persona, devi diventare schermato fondamentalmente. Quindi l'indifferenza.
Anche mentalmente, immagina che, come dire, delle onde che respingono tutto ciò che questa persona ti invia. Questo è il modo migliore per evitare di assorbire energie negative da parte delle altre persone. Per questo video è tutto, ti invito a iscriverti al canale perché potrai vincere delle sessioni gratuite di coaching emozionale con me, non appena si raggiungeranno i 40.000 iscritti. Quindi iscriviti al canale, ciao!